Lettera ai corrotti o potenziali tali d'Italia. Occhio, arriva la legge spazzacorrotti. Cari corrotti, oh cari corruttori, vi invio questa missiva pubblica per informarvi ufficialmente del fatto che questa settimana il Consiglio dei Ministri esaminerà il DDL del ministro Bonafede che abbiamo chiamato legge spazzacorrotti. Che viene discussa in Italia dal dopoguerra ad oggi, praticamente non lascia alcuno scampo a chi corrompe o a chi viene corrotto, per cui in sostanza corrompere non conviene più a nessuno, in nessun caso, o su per giù. Prima dell'approvazione di questa legge, voi corrotti, ad esempio, potevate contare sul fatto che chi viene per porvi una mazzetta per truccare un concorso, un appalto, sia senza dubbio alcuno un corruttore certificato e che nessuno possa scovarvi, ma con lo spazzacorrotti non sarà più così. Che pensi che faccia parte della combriccola e invece è libero arrestarti come un moderno Don di Brasco. La figura dell'infiltrato infatti potrà, grazie al nostro impegno, occuparsi anche di corruzione. Avete il terrore di accettare quella tangente, quindi magari non lo farete. Nel caso in cui invece qualcuno venisse beccato con le mani nella marmellata, avrebbe un'altra bella sorpresa. Non potrebbe mai più mettere piede in un ufficio pubblico e neppure contrattare con la pubblica amministrazione a vita, mai più. Non c'è santo che tocca. Potete anche patteggiare, ma il daspo ad eterno per togliere nessuno è l'unico giusto modo per proteggerci da voi, per proteggere lo Stato, gli imprenditori onesti che da anni chiedevano questa misura e tutti noi cittadini. Indebita aggravata, norma cancellata da Gentiloni e di cui si sono avvantaggiati anche i cognati di Renzi, che non essendo stati denunciati dall'UNICEF la passano liscia. Per voi invece non sarà più possibile farla franca. Cari cittadini, mandate anche voi un messaggio ai corrotti italiani utilizzando l'hashtag spazzacorrotti. Sono fregati.